Ciao ragazzi, ciao a tutti, sono Zeb89 e sono qui per mostrarvi una volta per tutte, dopo tutti i messaggi che mi avete inviato, Goat Simulator, il simulatore di capre. Si sente già la puzza fin qui. Prevedibilmente sei una capra, o pare che ogni cosa che tocchi lo fai volare. Guarda, si inizia... cioè, prima mi ha mostrato brevemente i comandi, quindi allora praticamente c'è spazio per saltare, poi Q per attivare la ragdoll, il corpo diventato moscio, così scivoloso, ruzzoli, uddì. Uno, va, vediamo. Beh. Ma che bel si fa? Ho provato questo gioco per qualche minuto e devo dire che mi sono già annoiato, È veramente fine a se stesso, perché è il classico gioco per fare una decina d'euro al volo da ragazzi, perché non sa di nulla, sei un fottuto... Oh mio Dio, che è successo? Sono scivolato sulla palla! Cioè, sei una capra, devi salticchiare in giro a fare questi saltellini, queste mossettine, acrobazie... E niente, guadagnare dei punti. Tipo, il mio prossimo obiettivo è raggiungi... questa altezza in aria, 50 metri, quindi boh, forse devo salire da qualche parte. Ecco, cliccando si tira la testata così. Madonna. Cosa? Oddio, l'omino è morto semplicemente toccandomi. Cioè, mi sfiora così, proprio morto. Lo posso anche portare al giro, guarda. Così, tutto fatto male, oddio, la ragdoll. Sembra un foglio di carta. Oddio, guarda come si deforma male. Ancora vivo era, oddio. Che cazzo, oddio, mi sarei craccato il collo lì. Oh, oddio. Col tasto destro si fanno le giravolte così. È possibile anche saltare, no? Vedi, ecco, fail. Ma meglio gli omini mi sembrano, boh, leggermente... Cosa? Ma quella roba è fatta di burro, di gomma, cade a pezzi tutto. Cioè, neanche sfiori la roba si spacca, guarda, Se io tocco... Guarda, l'ho appena sfiorato, si è staccato proprio... È fatto abbastanza male, cioè è molto lontano da essere realistico, ma questo si capisce perché il gioco sarebbe un gioco scherzoso dove fare macello con questo, con questa capra. Non è che... è un gioco che comunque sia, si vede al volo che non si prende sul serio. E francamente non pretendo neppure che lo faccia, però una cosa la pretendo, che sia almeno divertente. Perché un gioco, se deve essere una stronzata, dovrebbe perlomeno... non so, essere gradevole perlomeno. Madonna, non riesco a salire. Sali! Oh. Ma sto trampolino puzza. Forse sono io che... aspetta, Oddio. Dai, dammi. Cade sempre male, non c'è verso. Oddio, sono proprio in alto. Oh mio Dio. Aia, si è conficcato dentro lo scivolo. Ah, vabbè, si è staccato. Madonna. Stronzata. Poi premendo Q si riprende subito in piedi, si stabilizza. Quindi non c'è problema. Vabbè. Facciamo... Oh mio Dio! Basta una testata che fa saltare le automobili. Io non so, ragazzi, cosa ci trovate di così divertente. Sì, è vero, rompere le cose a random, certo, ti può divertire, però per i primi 10 minuti, 20, ma poi... io non vedo dove sia il succo di questo gioco. Madonna, guarda, ti entro in casa, Madonna, entra, Lezzo, entra. Oddio, aspetta, piano piano. Vedo che tuo marito è già morto. Cioè, non c'è neanche stato bisogno del mio intervento, però, visto che ci siamo... Madonna! Lezzi! Madonna! Oh, sei riuscito a ribaltare tutto tranne il tavolo. No, no. Ti ribalti pure tu, no, no, no. Sei mica esente, madonna! Lezzo! Che casino! Mamma mia, che casino. Ho fatto 2323 punti. Pur essendo un gioco piuttosto... sempliciotto, fine a se stesso, comunque questa cosa dei punti giustifica il fatto di far casino. Ti dà una spinta in più per impegnarti a fare più macello possibile. E questo
Ammetto che sia un punto a favore, quindi Goat Simulator nella sua banalità riesce comunque a settare degli obiettivi, tipo più casino fai, più io ti premio quei punti, quindi io sto gioco, madonna, oh. Oh, oddio, il camion è incriccato. Posso aiutarla? Ha bisogno? Che cazzo è? Oddio, guardalo, guardalo, un nerd con gli occhiali disegnati in faccia. Oddio, ha gli occhiali disegnati in faccia, guarda col pizzetto. Madonna, ragazzi. Madonna. C'ho saltare Dio buono. Madonna, ragazzi. Svalvolo tutto. Sbombolo. Vediamo un po'. Posso salire di qua? C'è la scala? Oddio. Madonna. Col collo tutto incriccato. Non si sono neppure sprecati a fare un'animazione. Vabbè, del resto una capra. Non ce la vedo a salire una scala così in verticale. La vedo alquanto. La vedo complicata come cosa. Comunque. Sta roba di scalare. Ah, ci può stare perché alla fine. Oddio! Guarda che faccia! Vediamo di completare questo obiettivo. Devo rimanere, non so, cadere da 50 metri, non ho capito bene. Boh, proviamo. Oddio, c'è un tizio lì in fondo. Madonna! Madonna, razzo grinzosi! Culo più largo del torace, guarda! Oddio, dove sono finito? Posso andarci? Oddio! Oddio, esploriamo. Oddio! Muro invisibile proprio! Quel quadratino lì in fondo fatto male di UDK, così senza texture. Che cazzo? Poi ti spinge indietro, rigorosamente. Ci posso andare? Ah no, c'è comunque il muro invisibile, vedi? Ti fa scendere così, però. Eh no, non si può. Svolazza! Guardalo! Oh, oddio, c'è il buchino. Oddio! Oddio, ho completato l'obiettivo grazie a un bug che sono sprofondato sottoterra. Oddio, no, no, no. Mi sta ancora dando punti, non ci posso credere. Ora niente, devo respawn. Tanto se sto così non finisce più, boh. Sì, ragazzi, però prima di pubblicare i giochi, cioè, nel senso, un conto è fare un alfa, ma voi lasciate un gioco dove c'è il buchino, dove uno ci cade e ci fa pure i punti. E completa pure l'obiettivo, capito? Madonna, ragazzi, ancora più in alto. Lezzi proprio. Più di così mi sa che non va, però. Madonna. Rolling, rolling on a river. Mi dà un po' di punti. Una sega mi dà proprio. Ah no, un pochino. Si può, è permesso? No, mi sa che non è permesso. Cioè, ci mettono una casa in cui non puoi entrare, eh. Dai, non cadere, sacco di merda. È proprio un sacco di merda questa capra, un sacchetto, guarda, cade sempre. No, no! Dai, dai. No, ma sali, non riesci a salire, proprio handicappato. Madonna. Vai, ma tutto gioco. Ok. Queste scale, madonna, sono ripide come poche. Ma chi è che fa le scale così, madonna? Neanche un essere umano riuscirebbe. Vabbè, per dire. Dai, muoviti. Cosa c'è lassù? C'è qualcosa? Fa fatica a salire, non sale, lezzo, lezzo, marcino proprio. Dai, 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 buggati bene nel modo giusto per salire. No, no, niente, non può salire, aspetta, Ma perché mettono una rampa così se poi non ci può andare? Sarò io demente che non so. Guarda il collo, aspetta, andiamo sulla ringhiera. No, non si può andare, non si può, proprio non devi. No, vabbè, senti, vaffanculo. Vaffan bagno, vai. Che poi l'unica zona altissima è quella lì dove sono, da dove sono salito prima, dove sono saltato. Guarda che coda stronzo che c'ha, non c'ha neppure il buco del culo, guarda, gli manca. Quando gli scappa da cagare scoppia proprio. Merda ovunque, un petardo di merda proprio. Ma. Che girano i film qua. Oddio, che è successo? Cosa ho preso? La cinepresa? Che cazzo mi ci combino? Video su YouTube? Cos'è? È una cinepresa sembra, boh, poi non lo so. Cosa mi serve? A che cazzo serve sta affare?
Oddio, cioè poi Madonna, una capra riesce a smontare di buono delle rocce così grandi. Che gioco inutile, questo gioco puzza. Cioè ti diverti per 10 minuti. Se questo gioco ti diverte per più di 20 minuti, ti devi preoccupare, va bene? Io dico solo questo. Anzi, no, cioè va bene riderci sopra, sì, è carino, si salta, ma se tu giochi a questo gioco per più di una giornata, ai ai ai, non è un buon segno. Cos'è, un fosso? Oh mio Dio, cos'è sta roba? La capra d'oro, il premio della capra d'oro. Madonna, saprei io a chi assegnarla, Madonna cara. Ci butto io di sotto, Madonna. Nel secchio. Oh. Che cazzo è un jump pad di Quake? Cazzo è? Sprofonda, qua, sprofonda! Guardalo, fatto a cazzo! Le zampe sotto l'asfalto, fatto a stronzo sciolto. Ma forse perché... Oh, che cazzo! Fatto male, ma madonna cara, ma piuttosto, cioè, aspetta, là si può salire, non mi dire che non si può, eh. Secondo me si può, vedi, qui c'è la fumacchia. Però non è che ti fa salire, non fa una sega. Oh, vicina. Cioè, se, vedi ragazzi, l'unica cosa simpatica è mettere alla prova queste troiate che trovate. Ma tu salti o no, madonna, il culo pesante! Ma che cazzo? Ma se io frullo sta roba a caso guadagno ancora più punti. Cioè, basta che frulli così, madonna, ragazzi, ti dai punti così a random, anche se spacchi cose che già sono per terra, rotte, insomma. Black... Oh mio Dio! Ragazzi. Questo mi sembra... Questo sicuramente, sai cos'è, ragazzi? Questo è il centro lì, insomma, dell'azienda che ha creato questo gioco di merda. E anche se non lo è, facciamo conto che lo sia. Madonna Lezzo! Volevi vendere un gioco di merda così? Madonna, fatto in 2 pomeriggi in croce, schifoso! Madonna! Con la vostra sporcizia su Steam, proprio schifoso, legnoso, marcio, putrefatto! Po' schizzetti di merda, madonna! Guarda quanti punti! Guarda quanti punti! Madonna, ora ruzzolo! Ruzzolo proprio, guarda! Ma sai qual è? Da notare, si sentono i rumori dello spaccare delle cose, dei vetri. Poi però in realtà tutti gli oggetti 3D sono tutti intatti, guardate. Sono tutti intatti però sono sparsi in giro. Cioè non è che si rompono, si sparpagliano e basta, capito? È furbi, eh. Quindi in questo gioco praticamente si rompono ben poche cose perché in realtà sparpaglia e basta. Perché appunto, come dicevo... È un gioco fatto in poco tempo, cioè per far sì che un modello 3D si rompa bisogna praticamente creare una versione del modello intatto e poi la versione a pezzi, in modo che quando la capra colpisce l'oggetto si sostituisce con l'oggetto a pezzi, no? Visto che loro non hanno voluto impegnarsi, non hanno voluto fare un cazzo, hanno lasciato gli oggetti così come sono, in modo che la capra possa solo sparpagliare, che non ci sia poi l'effetto della rottura delle cose. Perché questo appunto è un indie di merda, è fatto male, giusto per fare 2 soldi, cioè si vede, guarda, guarda. Stronzata proprio. Vedi, vedi, ci ho azzeccato. Hanno aperto UDK con la faccia del coso. Madonna, ti sei un lezzo, ti sei lezzo. Non devi creare sti giochi di merda, inquini la rete, inquini proprio Steam, via. Madonna, schifosi. Oddio, Flappy Goat, che infami. Madonna. A te una testata nel culo non te lo toglie nessuno. Madonna. Ah, però posso raggiungere la cima di questo posto. Dai, 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 Lezzo, sì! Ce l'ho fatta! Madonna. Dio, dai, dai. Oddio, dai, dai. Ma da lì non si può entrare, che carognata. Si può da qui? No, merda, cosa... C'è qualcosa là dentro? Cosa c'è là dentro? Vediamo di raggiungere quel maledettissimo container. Vabbè, fai schifo, fai proprio chi merda. Dai, dai, dai. Non si può spostare. Oh, sottoterra! Sprofondato, madonna! Oh, sono incriccato? Mi sono incriccato! Madonna! Dio, buono! Cazzo è? Time.
Time trial, prova a tempo. Essenzialmente la stessa cosa, cioè, cosa cambia? Cambia che dopo un minuto finisce. Ecco cosa cambia, nulla di più, nulla di meno. Oddio, un razzo in culo? Che cazzo è successo? Sì, però che cosa ti dà? C'è uno che è infuocato proprio là, che sta... Poi vive, è ancora vivo, non è che... Oddio. Rompiamolo, vai. Oddio, mi dai punti per star fermo così? Vai, va. Buono! Buono! Dove cazzo mi ha spedito? In Australia, madonna. 2, 3, 4, 5. No, come non me la conti? Che bastardo. 5. Dio buono, l'ho fatta bene! Madonna, due labbroni, Dio caro. 1, 2, 3. No, 3. Madonna, caro, ti mangio, madonna, caro. Spiedino. Oddio, stanno protestando contro il cibo a forma di pene. Una causa, insomma, tutta da stimare. Bravi ragazzi, state investendo proprio bene il vostro tempo. Oddio, l'omino che va, guarda. Guarda come fa l'omino, tutto incriccato, buggato, fermo. Guarda, oh mio Dio. Hai il culo sporco. Donna. Shit proprio, Donna. Donna, ragazzi. Quanto cazzo le imbazza sta palla? Che cazzo? Siamo mica sulla luna, madonna cara. Guardalo. No. La fisica fatta male. Guarda quante cazzo di volte rimbalza da sola così. Oddio. Due noci. Eccola la palla. Oddio, come cazzo ha fatto ad arrivare fino a giù? Fatto a cazzo proprio. Vado. Cosa c'è là dentro? C'è un'altra capra d'oro, un'altra. Te che cazzo guardi? Demente. Cosa guardi te, madonna? Ti stupro. Guarda, lo infila proprio, guarda. A forza proprio, guarda. Dove è finito? Modo. Oddio, cosa c'è laggiù? C'è il simbolo di Satana laggiù. Cosa cazzo c'è laggiù? Oddio. Che... dove sono finito? Sono finito all'inferno. Guarda che ci sono finito per caso così. Che cazzo devo fare? Non ti spiega nulla. Non ti spiega una sega. Non ti fionda qui che... Aspetta. Perché va l'allentatore ora? Madonna, ragazzi. L'urlo del demonio. Che cazzo? Sì, vabbè, raga, io non ci sto capendo più una mazza. Ma è culo all'aria, guarda, è culo all'aria. Guarda, è culo all'aria, guarda. Guarda, guarda il culo, guarda! Con la scorreggia così all'aria. Oh. Questo gioco sgocciola, guardalo! Guarda la console pure, proprio! Proprio lezzo, madonna cara! Lezzo non è un comando riconosciuto, per forza! Questo gioco è orribile! Guarda, è divertente quanto una bolletta, proprio! Allora, vediamo un po' di tirare le somme. Questo gioco ha una mappa medio-piccola, non dico piccolissima, però... Il fatto è che una volta che hai esplorato tutto, basta, cioè finisce lì il gusto. I salti sono quelli, così, c'è la rotolina, il salto col vapore, il razzo in culo, poi, boh, basta. Qui c'è un cesso, ho rotto il cesso, ma... Ma vai a cacare, sto gioco mi ha rotto i coglioni, invece. Diventa prevedibile quanto un peto dopo i fagioli, perché... Quando hai visto tutti i salti che può fare la capra, hai visto tutto il gioco. Quando hai esplorato tutta la mappa, hai visto tutto il gioco, che è uno sputacchio. I coglioni cadono, Cioè, dopo mezz'ora massimo. Cioè, mezz'ora è già tanto. Infatti non ce la faccio più. Ragazzi, non ce la faccio più, basta. Cioè.
Ah, la scivolata col culo per terra, vabbè. Madonna. Ma mori, madonna. Che cazzo? Che cazzo è successo? Che cazzo? Madonna, ha tirato via la lingua, mamma, ma sminchiato, Dio. Dio. Qua scorreggia. Il peso, guarda, marrone poi, guardalo. Col culo che balla, traballa, pur essendo fermo così. E noi, comunque, ci becchiamo al prossimo video.